Napoli. Gli errori si pagano e l'eliminazione nel turno preliminare di Champions League è stata assolutamente meritata. La squadra di Benitez fra andata e ritorno ha commesso troppi errori ed è stata castigata dalla splendida formazione basca, quell'Athletic Bilbao che dopo 16 anni torna a giocare in Coppa dei Campioni e conferma come il San Mamés, autentica fantastica cattedrale del calcio, sia un terreno inviolabile per le squadre italiane che non sono mai riuscite a compiere un'impresa. È un'impresa doveva firmare il Napoli ad un certo punto, dopo essere passato in vantaggio grazie al gol di Amsic, sembrava che l'exploit fosse possibile, ma due clamorosi consecutivi errori della difesa hanno consentito all'Athletic di ribaltare il risultato e poi di sigillarlo con una prestazione che ha legittimato sul campo la qualificazione alla fase a gironi della Champions League. Per il Napoli un autentico fallimento sportivo, cui si aggiungono i 30 milioni di euro di mancati introiti che deriveranno dalla mancata qualificazione alla fase a gironi. Ma gli errori si pagano sul campo e sul mercato. Il Napoli ha commesso l'errore di snobbare questo mercato e di giocare l'azzardo di puntare a disputare il turno preliminare soltanto dopo averlo superato, di rafforzare la squadra di Benitez. Lo stesso arrivo di De Guzman, che non è nemmeno stato impiegato, né poteva esserlo in questa circostanza, è risultato tardivo, così come la cessione di Berami, una mossa molto molto intempestiva, anche perché l'ex partenopeo non è stato sostituito né immediatamente né degnamente, per non parlare poi degli sbandamenti difensivi che hanno riacceso e rianimato gli spettri dell'ultimo campionato. C'è molto da ragionare, c'è molto da fare per questo Napoli che adesso ha due obiettivi: la lotta per lo scudetto e l'Europa League, oltre ovviamente alla difesa della Coppa Italia, ma che certamente esce ridimensionato come il calcio italiano da questo turno preliminare di Champions League. Non ne avevamo bisogno alla luce del fallimento della nazionale ai campionati del mondo, ma questa è la conferma che gli errori si pagano sia sul campo sia soprattutto sul mercato. Non sempre avere il braccino corto significa riuscire a allestire e a costruire una squadra che sia competitiva in Europa, dove gli errori come quelli commessi dalla difesa partenopea a San Mamés si pagano ad un prezzo carissimo.